Ci spostiamo in America, in California, dove l'Istituto di Cultura di San Francisco ha lanciato il Caffè Letterario, il gruppo di lettura virtuale in attesa che ci si possa incontrare di nuovo dal vivo davanti a una tazzina di caffè all'interno della sede. Il primo libro di cui si è discusso in italiano è La vita bugiarda degli adulti di Elena Ferrante, libro disponibile presso la libreria Pino di San Francisco. Ascoltiamo la direttrice dell'Istituto Anna Maria Di Giorgio. Buongiorno a tutti, sono Anna Maria Di Giorgio, la direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di San Francisco e oggi vi do il benvenuto a casa mia. Avrei voluto accogliervi all'Istituto Italiano di Cultura con un ottimo caffè, con un'ottima moka, dei pasticcini per discutere insieme di libri, per lanciare il primo caffè letterario dell'Istituto. Purtroppo, visto i tempi che corrono, visti i tempi che corrono, questo non è possibile al momento fisicamente, speriamo di poterlo fare presto. Nel frattempo, però, visto che la cultura non si ferma e che continuiamo a offrire un programma online delle nostre iniziative, lancio virtualmente il nostro caffè letterario. Come sapete, per noi la moka, diciamo, a casa non è soltanto un'icona del Made in Italy, del design italiano, è soprattutto un sinonimo di convivialità, di chiacchiere dopo il pranzo, di condivisione, di salotto. Ecco, vorrei invitarvi quindi nel nostro salotto virtuale per discutere di libri. Troverete tutte le informazioni dettagliate su www.iicsanfrancisco.esteri.it.